di norma, essendo anche lui un bravo giornalista, musicista, e quindi l'italiano, la bella. Buongiorno, e quante belle cose abbiamo sentito fino adesso. Non è vero che l'inglese sia la lingua degli inglesi, lo è anche degli americani del nord. Non è vero che lo spagnolo sia la lingua degli spagnoli, lo è anche degli americani del sud. Non è vero che il portoghese sia la lingua dei portoghesi, lo è anche dei brasiliani, e il francese lo è anche dei belgi, e il tedesco lo è anche degli austriaci. Finché noi continueremo a credere che l'italiano sia soltanto la lingua degli italiani, rischiamo di non vedere la grandezza e la bellezza della sfida. Mentre qui parliamo, in oltre la metà dei teatri del mondo si stanno rappresentando opere italiane e cantate in italiano. E in moltissime scuole e università nei 5 continenti, l'italiano è la quinta, a volte quarta lingua straniera che si sta insegnando. E nello strumento di comunicazione più internazionale e contemporaneo che ci sia, Internet, l'italiano è l'ottava lingua più usata in Facebook e la quinta per quantità di voci presenti nell'enciclopedia del web o Wikipedia che dir si voglia. L'italiano è la prima lingua più premiata con gli Oscar quali miglior film stranieri a Hollywood. Il cinema di Benigni, Salvatore, Stornatore, Fellini, De Sica, Sofia Loren, subito dopo quello imparagonabile per tutti degli americani. L'italiano è la lingua della sesta economia reale del mondo e della terza nell'Unione Europea, istituzione che Roma ha contribuito a fondare. È la lingua che ha espresso campioni universali nello sport, quinto paese più medagliato nella storia di tutte le Olimpiadi, secondo paese campione del mondo nel calcio, lo sport più popolare del pianeta, 4 volte con la coppa in mano. L'italiano è la lingua di riferimento di una delle 3 grandi religioni del nostro tempo, primaria lingua d'uso della Chiesa cattolica e romana, ed è lingua laica non solo della Repubblica Italiana, ma anche della Svizzera e di San Marino. È lingua di area geografica e di casa, per così dire, per almeno 18 stati, dall'Albania alla Romania, e lingua di radicate comunità italiane in altri 17 paesi, dall'Argentina all'Australia. Sono almeno 39 le nazioni e all'incirca 250 milioni di persone interessate alla sua diffusione, italiani in Italia compresi. Il ponte potente della lingua nazionale verso il mondo. Un mondo che associa all'italiano non soltanto l'espressione viva di una storia millenaria alle spalle, risalendo il primo documento in forma volgare italiana al 960 d.C., ma soprattutto di un futuro della memoria, il futuro di una lingua che piace perché è musicale, grazie al concerto delle sue vocali, che soltanto gli italiani d'Italia deturpano, tagliando la vocale finale con la ghigliottina e chiamando così format il formato. Mission, la missione, terminal, il terminale, persino problem, il problema, e via ridicoleggiando. L'italiano è il futuro di una lingua che nel mondo evoca eccellenza, non importa se col rosso Valentino nella moda o col rosso del Brunello di Montalcino nell'alimentazione, col rosso della Ferrari, degli affreschi di Pompei, della camicia di Garibaldi, liberatore, non per caso, dei due mondi. Soltanto gli italiani d'Italia credono che la loro lingua nasca e si esaurisca in Italia. Per il resto del mondo l'italiano è un patrimonio dell'umanità che si associa all'arte, alla cultura, alla storia, alle cose belle, importanti e universali della vita. Roma antica, rinascimento, risorgimento, repubblica. Quale racconto sarebbe senza la lingua di Dante? E allora il punto oggi è molto chiaro. Paradossalmente, oggi non spetta solo agli italiani che poco o nulla hanno fatto per valorizzare la propria lingua, ma spetta al mondo in italiano il compito affascinante di far splendere questa lingua antica e moderna nell'arcobaleno internazionale delle lingue. Ma agli italiani d'Italia, alle istituzioni, alla classe dirigente, tocca il primo passo, promuovere finalmente la prima conferenza mondiale dell'italofonia, invitando le personalità straniere e i maggiori rappresentanti dei paesi che per ragioni storiche, economiche, geografiche o linguistiche
considerano importante dare anche un ruolo strategico all'italiano. Una lingua, ricordo, che a seconda delle fonti è considerata fra la 14ª e la 20ª lingua più parlata nel globo. Anche la statistica conforta. Ma più dei numeri, pur notevoli, sono il senso della vita e lo spirito aperto del nostro tempo a costituire il volano straordinario dell'italiano. È una lingua che si sceglie liberamente per la grandiosità e l'amore che riassume e comunica. Non si è costretti a conoscerla per utilità o per convenienza. Non te l'ha ordinato il medico, l'italiano. Libera lingua in libero mondo. Ecco la forza della nostra poesia senza frontiere. Ed è ora che chi rappresenta l'Italia a ogni livello sia consapevole del valore della lingua italiana nel mondo, almeno quanto lo sono i milioni di stranieri che l'hanno scelta come loro lingua in Italia e all'estero, dicendo a se stessi, ai loro figli, agli altri, nel mondo io ho una seconda patria, la lingua italiana. Grazie. Grazie, grazie davvero, ottimo intervento, molto denso e soprattutto molto incoraggiante. Purtroppo invece adesso la fase degli avvocati, che insomma qui il coraggio è stato un po' il nostro, giusto? Perché abbiamo iniziato invece contro appunto gli oppositori a questa dimensione italiana della lingua e della cultura a lavorare, e l'unico modo che avevamo per farlo era appunto quello di fare caso. La prima causa, da questo punto di vista, in Italia l'ha fatta l'ERA, l'Associazione Americana Esperanto, partendo da Comune di Lucca. Il Comune di Lucca a un certo punto ha deciso che chiunque, qualsiasi persona, dovesse assumere nel centro di Lucca un barista, un cameriere, via, doveva sapere l'inglese, altrimenti non poteva assumere. Quindi anche chi eventualmente voleva mettere, non so, un ristorante specializzato in paella spagnola, non c'era niente da fare, doveva assumere unicamente in lingua inglese. E da questo punto di vista, chiaramente non avendo noi come organizzazione, perché noi proviamo un po' da una lunga storia, innanzitutto riguardante i popoli indigeni, perché siamo occupati di genocidio linguistico e culturale, innanzitutto dall'87, proprio in quel fronte, anche dalle Nazioni Unite, collaborando con la FAO, negli ultimi 10-15 anni abbiamo riscontrato le stesse problematiche che ritrovavamo in quel campo, peraltro che già in una fase, in una situazione ovviamente ben più grande piuttosto che poco indigeni che parlano lo stesso lingue, 100, 1000, 2000 persone, qual è quella appunto degli italiani. E da questo punto di vista invece noi abbiamo dato mandato all'avvocato del 47, che è già qui alla mia sinistra, proprio per difendere un po' il diritto a lavorare in Italia, anche nel centro di Lucca, anche sostanzialmente non sapendo di che. All'epoca. Sì, salve. Allora, l'intervento anche del professore di prima mi ha ricordato che in realtà ci siamo conosciuti, perché abbiamo fatto la causa anche contro l'inglese potenziato nella scuola media, che era stata peraltro accolta, in questo caso il TAR ci ha dato una sospensiva, lo spiego per i non addetti ai lavori, però io sono un avvocato proprio specifico di amministrazione, quindi anche di scuola, e a un certo punto la riforma, una delle varie riforme del 2005 ha previsto che si potesse chiedere di non fare le due lingue, quindi spagnolo, francese, tedesco o inglese, due lingue nella scuola media, ma di concentrare tutto il monte orario della seconda lingua solo sull'inglese, e questa scelta delle famiglie. Poi di fatto i presidi di fatto fanno scegliere come vogliono, quindi c'era il rischio che un po' tutta la scuola media italiana andasse a finire soltanto inglese come seconda lingua, solo il meccanismo, insomma. E l'abbiamo stoppato effettivamente grazie anche all'impegno di varie associazioni che rappresentano gli insegnanti di spagnolo, di tedesco, eccetera. Ricordo tra l'altro che sempre il solito meccanismo a cascata di cui abbiamo parlato più volte, questo non avere poi sbocchi per i laureati di altre lingue diverse dall'inglese nella scuola superiore, nelle scuole,
ha comportato che gli istituti universitari, soprattutto quelli germanici, ci hanno le ragazze, cioè non ci hanno descritto. Perché qui c'è stato un forte allarme anche da parte dell'università, soprattutto appunto dei corsi di spagnolo, francese e tedesco. Quindi abbiamo fatto questo primo ricorso con centinaia di insegnanti di spagnolo, tedesco, eccetera, che è stato accolto da Tarlazzi e ha un po' bloccato questo aspetto. Poi abbiamo fatto, sempre per queste associazioni di insegnanti, diciamo, di seconda lingua diversa dall'inglese, abbiamo fatto anche vari esposti alla Commissione europea perché aprisse procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Esposti che purtroppo sono stati tutti esaminati da funzionari con nome e cognome inglese e che sono stati tutti respinti anche con un certo fastidio. Ecco, per quanto riguarda il ricorso invece che poi abbiamo fatto con l'ERA, cioè firmato proprio diciamo dal legale rappresentante dell'ERA, il TAR Toscana purtroppo lo ha respinto soprattutto per motivi formali, senza entrare molto nel merito. C'era la problematica del difetto di legittimazione di ERA perché avevamo sollevato motivi di tutela della concorrenza e del mercato, dice il TAR, beh, ma ERA tutela la democrazia linguistica, dunque non ha competenza a occuparsi di tutela del mercato. Cioè avrebbe dovuto essere probabilmente, secondo il TAR, un'associazione che tutela appunto i consumatori, cose di questo genere. Noi avremmo voluto fare appello su questo punto, poi la giurisprudenza è un po' incerta, in effetti il Consiglio di Stato, in casi analoghi, faccio l'esempio, se Italia Nostra fa un ricorso contro un piano regolatore, perché ritiene che veda anche aspetti, no, di carattere di tutela delle bellezze artistiche, eccetera, spesso questi ricorsi possono essere, sono stati respinti dal Consiglio di Stato in secondo grado con la motivazione, no, ma Italia Nostra si deve occupare soltanto della tutela delle bellezze artistiche, delle bellezze del territorio, questo è un problema di carattere urbanistico, dunque non è legittimata a fare ricorso su questo campo, cioè si va un po' in questo modo settoriale. Quindi c'era un po' questa problematica, avremmo voluto spiegare al Consiglio di Stato che in realtà è chiaro che per tutelare la democrazia linguistica significa anche tutelare tutto ciò che è connesso a questo. E quindi anche la libertà, come dire, la concorrenza, anche la libertà di insegnamento all'interno della comunità europea passa anche attraverso la democrazia linguistica, come abbiamo visto nell'esempio che ci ha fatto l'avvocato dello Stato. Bene, e poi c'era tutto l'aspetto anche che abbiamo esaminato della violazione delle norme comunitarie e qui i giudici rispondono un po' come la Commissione europea ha risposto, cioè che la legittimazione a decidere quale altre lingue comunitarie insegnare è esclusivamente dei singoli Stati membri. Cioè, è vero che ci sono dei principi comunitari che invitano al plurilinguismo a non studiare come seconda lingua esclusivamente l'inglese, ma in realtà poi la scelta pratica di quale lingua favorire è competenza strettamente del singolo Stato membro. Dunque la Commissione, l'Europa non ci può mettere bocca su questo, dipende dal singolo Stato membro. E secondo i giudici del TAR, quindi, bene, cioè l'Italia è libera di stabilire a quale idioma in concreto favorire la conoscenza, questo dico, è affidata agli Stati membri la scelta delle modalità attuative del multilinguismo e fra questo la selezione degli idiomi di cui favorire la concreta conoscenza. In questo contesto, ecco, quindi questo è proprio un problema culturale, come abbiamo visto tutta la mattina, resta fermo il riconoscimento dell'inglese come lingua commerciale dominante a livello mondiale. E così via. E quindi secondo i giudici del TAR, ve la segnalo, se qualcuno la vuole scaricare sul sito dei TAR www.giustizia-amministrativa.it, la sentenza numero 1399 del 2011 del TAR Toscana. Secondo i giudici del TAR, appunto, l'inglese è la lingua dominante a livello mondiale, per cui è, come dire, è,
la componente minima linguistica auspicata da lui è avere come base l'inglese. Su questo noi avremmo voluto replicare davanti al Consiglio di Stato, che invece, secondo noi, l'abbiamo detto, l'ho sentito dire ora proprio uno degli ultimi interventi, mi pare del neolaureato, il mercato fa già da solo dell'inglese la lingua dominante, lo Stato invece dovrebbe limitare o comunque favorire, tutelare non il più forte ma il più debole. È compito dello Stato, dice l'articolo 3,2 della Costituzione, rimuovere gli ostacoli, no? Che di fatto limitano l'uguaglianza, limitano la possibilità a tutti di accedere, no? All'uguaglianza. E quindi, insomma, ecco, che sia lo Stato, che sia il Comune, in questo caso il Comune di Lucca, a dire per forza l'inglese, noi avremmo, come era, non avremmo avuto nulla in contrario che il Comune avesse detto che i camerieri devono conoscere un'altra lingua, una seconda lingua comunitaria. Il problema è che mi imponga per forza l'inglese. Questo è il punto. Allora, sentite, io invece, dopo questo dato economico, preferisco, prima di far intervenire l'avvocato Cabildu, mandarvi solo questo, perché di un altro economista, si chiamava Lukács, questa parte del documentario che mi sembra abbastanza utile da vedere, Luigi? Perché sono proprio gli aspetti economici della disuguaglianza di costi. Eccellenza delle relazioni internazionali, estremamente diffusa, versatile, semplice da imparare. Fa parte del senso comune identificare la lingua inglese come quella delle pari opportunità, della diplomazia, del lavoro in ambito internazionale. Scegliere la lingua di una singola nazione, un mezzo di comunicazione tra i vari stati, però comporta inevitabilmente dei costi, non solo culturali ma anche economici. L'egemonia di una lingua sulle altre comporta infatti un grado di disuguaglianza linguistica, accompagnato da una serie di svantaggi economici, occupazionali, politici e culturali. Tutti questi pesano fortemente sul bilancio di una nazione. Il problema dell'egemonia linguistica implica necessariamente il problema della discriminazione. L'articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo condanna espressamente la discriminazione linguistica. Ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altro genere. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea interviene su questo argomento, e lo fa negli articoli 21 e 22, vietando espressamente la discriminazione linguistica. Il trattato che istituisce la Comunità Europea esprime altresì chiaramente che le attività degli Stati membri e dell'Unione Europea devono essere sostenute conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Eppure l'attuale situazione linguistica all'interno dell'Unione Europea altera seriamente il mercato, ostacolando fortemente la libera concorrenza. Aaron Lukács è un economista ungherese, direttore esecutivo e proprietario di Ideal Globe, società che opera nel campo dello sviluppo gestionale innovativo. Lukács, nel corso della sua carriera, ha inventato molti metodi per la misurazione del rendimento, usati in diversi paesi per valutare l'operato dei dirigenti delle multinazionali. Basandosi sulla propria esperienza nell'ambito del multiculturalismo, Lukács ha stilato un rapporto basato su un attento calcolo dei costi che un'economia nazionale deve sostenere per conformarsi e adottare l'inglese come lingua di lavoro e di mercato. Lo studio di Lukács dimostra come la situazione attuale dell'uso delle lingue nell'Unione Europea alteri seriamente il mercato, rappresentando un ostacolo all'equa concorrenza. Imparare le lingue ha molti costi, questi possono essere suddivisi in costi diretti dello studio delle lingue e costi opportunità dello studio delle lingue. Una persona in media impiega 2.000 ore di studio per dominare una prima lingua straniera, un livello che permette di tenere una conversazione seria, una conoscenza del tutto non paragonabile a quella di una madrelingua, quindi molto meno competitiva. 2.000 ore di studio equivalgono a un anno lavorativo. Secondo uno studio svizzero, l'insegnamento delle lingue straniere costituisce in media il 10% dell'intero costo dell'istruzione.
Dati rilevati nel 2003 mostrano come l'Unione Europea di 25 Stati membri abbia speso 515,6 miliardi di euro nel corso dell'anno per l'istruzione pubblica, pari al 4,9 del prodotto interno lordo. La spesa per l'istruzione linguistica è stata calcolata in 57 miliardi di euro, cifra che solo due anni dopo è aumentata sensibilmente, superando i 60 miliardi di euro. Questa cifra non include i costi extra pro capite, formati dalle spese di viaggi studio, soprattutto in determinate aree linguistiche, fondamentali per imparare in maniera efficace una lingua. Queste spese prevedono invece tutti i costi relativi al viaggio, alloggio, eccetera. Ogni anno vengono pubblicati 800 milioni di libri per l'apprendimento dell'inglese. Ogni anno 700.000 persone vanno in Inghilterra a studiare. L'economia britannica nel 2005 ha guadagnato 13 miliardi di euro grazie all'insegnamento delle proprie lingue. Con la definizione di costi e opportunità dello studio delle lingue, identifichiamo tutti i mancati guadagni dovuti a un'attività o un rendimento potenziale ottenibile durante tutto il tempo utilizzato per apprendere la lingua. 2.000 ore di studio equivalgono a un anno di lavoro, quindi in termini statistici chi studia una lingua inizia a lavorare un anno dopo rispetto a chi non deve studiarla. Una generazione che inizia a lavorare con un anno di ritardo comporta un danno per l'economia nazionale e mancare di introiti fiscali. Secondo Eurostat, nell'Unione Europea nel 2005 il costo medio del lavoro è stato di 21,2 euro l'ora. La proporzione degli impiegati è stata del 63,8%, quantificabile con 198 milioni di persone circa. 198 milioni per 21,2 per 2000 uguale 8.395 miliardi di euro. Le tasse che provengono dai salari ammontano approssimativamente a una annualità di salario netto. Calcolando una durata media della vita lavorativa di 40 anni, l'apporto al PIL è quindi un quarantesimo della cifra totale. L'interpretariato è uno dei fattori più importanti che causano la perdita di informazione nelle comunicazioni tra lingue differenti. I paesi anglofoni, nelle riunioni dei vertici dell'Unione Europea, sono estremamente avvantaggiati sotto questo punto di vista. Tutti i partecipanti alle riunioni, infatti, conoscono l'inglese e non temono incomprensioni. I discorsi di rappresentanti non britannici, di contro, sono spesso incomprensibili o subiscono la mediazione dell'interpretariato. Nelle istituzioni dell'Unione Europea è materialmente impossibile tradurre contemporaneamente ciascuna lingua in tutte le altre. Trattandosi di 25 lingue differenti, sarebbero necessarie di base 600 traduzioni. Il regolamento dell'Unione Europea, inoltre, impone a ogni gruppo di interpreti la sola traduzione nella propria lingua madre. Questo rende impossibile l'assunzione di tanti interpreti e la mole di traduzioni necessarie, tra l'altro di altissimo livello, è pesantissima. Per ovviare a questi problemi, le comunicazioni ufficiali vengono quasi sempre tradotte in una lingua intermedia, generalmente l'inglese, e tradotta successivamente nelle varie lingue di destinazione, cercando di limitare al minimo la perdita di informazioni. Le traduzioni comportano comunque dei costi ingenti per gli stati non anglofoni, spese che vanno inserite negli extra del bilancio da impiegare nell'acquisizione di una lingua straniera come lingua internazionale. Il Regno Unito, di conseguenza, ne esce estremamente avvantaggiato. La somma di denaro spesa nell'Unione Europea dei 25 in traduzione e interpretariato è di 5,5 milioni di euro, secondo dati rilevati nel 2004. Se la distribuzione fosse paritaria, la spesa sarebbe attualmente divisa in proporzione sulla percentuale della popolazione del proprio Stato. Secondo la Commissione Europea, però, le comunicazioni in inglese costituiscono il 50% del totale. Ciò comporta che il Regno Unito, con una popolazione che costituisce il 13%, rappresenta un elemento di prepotente sbilanciamento. Questo comporta che il costo delle traduzioni dall'inglese, se la spesa fosse proporzionale al PIL di vari stati, dovrebbe ammontare a 0,72 milioni di euro circa, e non 2,76 milioni, come invece accade. Comunicare in inglese costituisce nei paesi dell'Unione Europea 2 milioni di euro. I
vantaggi del Regno Unito nell'adozione dell'inglese come lingua dominante sono tantissimi. Non solo c'è un urgente risparmio dal punto di vista della traduzione e dell'interpretariato, è altresì possibile ottenere un guadagno dall'attivazione di servizi di insegnamento della lingua, fornitore e trasporto di materiali educativi, interpretariato madrelingua, revisione di testi e articoli, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna anche tener conto che ogni sito internet commerciale e istituzionale europeo ha sempre una versione in inglese. I concorrenti britannici non hanno invece bisogno di realizzare questi accorgimenti, ottenendo un vantaggio competitivo. Il numero di persone che parlano in inglese aumenta ogni anno. In Italia, nel giro di 4 generazioni, la percentuale di conoscitori dell'inglese sul totale della popolazione è passata dal 2,3% al 45,3%. L'inglese è la lingua più usata nell'Unione Europea, con una media transnazionale di utilizzo del 34%, rispetto alle altre lingue straniere, seguita con molto distacco dal tedesco al 12% e dal francese all'11%. La situazione è estremamente favorevole per il Regno Unito. Questo paese infatti spende in proporzione molto poco dell'istruzione linguistica, dando per scontato che debbano essere gli altri stati ad adeguarsi all'inglese. Solo il 3% delle scuole insegna le lingue straniere, con una media di 30 minuti a settimana. La spesa pro capite per l'apprendimento di una lingua straniera è di circa 36 euro. Per fare un numero a frutto, è sufficiente evidenziare come la spesa di un cittadino francese sia circa 100 euro più alta. Come abbiamo visto, l'Unione Europea è costretta ogni anno ad affrontare ingenti spese dovute all'adozione dell'inglese, una lingua trattante, come lingua transnazionale per la comunicazione tra i vari Stati membri. Questa spesa è numericamente quantificabile con la somma dei costi diretti, dei costi opportunità e dei vari costi extra. €350 miliardi ogni anno. Questa English tax costituisce circa il 3,2% del PIL della comunità europea ed è la traduzione numerica del vantaggio competitivo di cui gode il Regno Unito nei confronti degli altri paesi dell'Unione. La popolazione britannica è di 60 milioni di persone. Quella totale dei cittadini europei di 460 milioni. Questo significa che ogni cittadino europeo non anglofono ha uno svantaggio competitivo misurabile in 875 euro rispetto a un cittadino anglofono. E tutto ciò si ripete ogni anno, con un incremento costante. Questi sono i dati che possiamo rivelare, limitandoci al solo mercato della comunità europea, non tenendo conto di quanto accade nei mercati globali, dove il vantaggio competitivo degli Stati Uniti d'America è estremamente più elevato. Per porre rimedio a questo stato di cose e permettere a ogni Stato membro dell'Unione Europea la possibilità di competere a pari condizioni nel mercato internazionale, è necessario anzitutto prendere atto dell'esistenza di una vera e propria English tax, fattore estremamente sottovalutato. La Commissione europea dovrebbe poi porre presto un rimedio rispettando il trattato che istituisce l'Unione e i suoi doveri nei confronti della comunità.